Non è stata proprio la tua settimana questa, vero? Tu credi? Ho finito la mia... ho perso la compagnia, la reputazione. Sì, sì, proprio come tutti. Tutti hanno qualcosa da nascondere, Bruce. Veramente tutti. Anche i tipi a posto. Anche tu. Un sacco di cose. Andiamo, Bruce. Anche tu avrai i tuoi segreti. Quelle cose che nascondi dal mondo. Stai dicendo che non ti fidi di me? Sto dicendo che probabilmente non dovrei. Sei un bravo uomo, Bruce. Ma i bravi uomini non sono con i ladri. So cosa sono. Nessuna intenzione nobile. Io non sono sicuro di potermi fidare di te. Selina se lo ricorderà. Beh, non posso mica biasimarti per questo. So di aver derubato persone cattive, ma anche un sacco di brava gente. Dici per che cosa? Ti guardi intorno e non vedi niente. Cerco di inseguire quel sentimento. So che cosa vuoi dire. Dopo tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo in grado di fare, tornare a casa sembra una delusione. Esatto. Non dire niente. Non ho fatto niente. Vabbè, non l'ho scelto io però, eh. Please stop. Beh, visto che sono lì. Oh. No, la grafica è cartunesca, ragazzi. I make it up to you significa mi sdebiterò? Devo fare tutto da solo? O lo fare al posto mio? Va bene, lo faccio io. Sì, è quello che fai meglio, giusto? Stai cercando di stuzzicarmi? Beh, funziona. Ah, però, anche con questa grafica. Beh, giustamente non puoi dire grafica senza dire... grafi. Ci è rimasto male il gatto. Che cacchio. Si è chiusa la porta. Vi dirò che però questo Batman qua non mi piace tantissimo. Cioè, è fico solo quanto è Batman. Sneak out of bed, sì. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Come hai fatto a fare Mr. Bombastic con la spalla devastata? Cappuccio. Bruce. Buongiorno, Alfred. Oh, grazie a Dio. Ero preoccupato.
Non hai detto niente. Sono stato colpito un po' quando ho trovato i figli di Arkham. Cosa è successo? È una storia lunghina. Te la racconto quando torni. Io continuo a temere il giorno in cui non tornerai, Bruce. Lo so, Alfred. Dove sei? Io sono rimasto da Selina questa notte. Ah, beh, allora ho capito tutto. Hai qualcosa da dire? No, no, non ti sto giudicando. Mi sembrava di sì. Ma no, non me lo sognerei neanche. Visto che sei lì, potrebbe essere una buona opportunità per scoprire di più da Miss Kyle. In effetti non sappiamo mica tanto. Io mi fido di lei, Alfred. È tutto quello che devo sapere. Se sei sicuro. Cioè, almeno potresti riprendere il rampino. Potrebbe essere più difficile, non è molto organizzata. O meglio, ha detto, non condivide con te il tuo amore per l'organizzazione. Libreria. Non pensavo fosse una romantica. E questo? Questo è accademico. Academic. Questo Bruce Wayne non mi piace tanto, però. Ah, cibo del gatto. Il gatto mangia come una regina mentre lei mangia spazzatura. Prendiamo questo. Sono proprio dei magneti fortissimi. Questa cosa potrei veramente usarla bene. Steel Cat Claw. Ah no, aspetta, ma questa era una roba di Catwoman. No, 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 non rubo niente. Non senza chiedere il permesso. Potrebbe permettersi di mangiare ovunque. E invece mangia cibo cinese. E non è nemmeno un buon posto da dove prende questo cibo a domicilio. Quadri rubati. Questo era al Museo dell'Arte di Gotham. Lucius dovrebbe sistemare gli allarmi. Come diavolo è riuscita ad entrare? Allora, le emozioni ci sono, tipo le scoperte, le rivelazioni. Però ribadisco che questo Bruce Wayne non mi piace. Sono abituato al Bruce Wayne di Arkham, che praticamente è Batman senza la maschera. Indossa, quando è Bruce Wayne, la maschera con le altre persone e quindi appare come playboy, sorridente, milionario e quant'altro. Però in verità si comporterebbe esattamente come Batman, cioè duro e metodico, razionalissimo, incupito, indurito. E qui si comporta un po' troppo da fighetta. Non mi piace tantissimo. Bagels. Formaggio. No, io non prendo niente, figurati. Rampino. Eccoti qua. Spero che non abbia rotto nulla. Riprenditi. Questo mi serve. Facciamo che andiamo? Non mi fai andare? No. Beh, ho scelto di non rubare la cosa. Stai dicendo che sono costretto a mangiare qualcosa? Beh, il formaggio. Bagels, prendiamo un po' di bagels. Beh, sembra che vada bene. Non sta crescendo nulla. Forse si riferisce alla muffa. Beh, almeno all'essenziale.
sul serio devo farmi dei bagel con formaggio? Nasconditi. Nascondi questa roba, via. Dai, ma che imbarazzo. Sì, anch'io ti odio. Porca. Hey, I brought breakfast. Can I come in? Ho portato la colazione, posso entrare? Non credo che Just sia for a una buona minute. idea. Solo un I really need minuto. to talk to you. Ho veramente If you bisogno want di me to parlare go, con I'll te. go. But Se vuoi che me ne I vada, have to vado. get this out. No! Ho Bruce, what the? sbagliato. Seriously? What are you doing here? Have a seat, Harvey. No, Siediti, I don't need to sit no. down. Bruce, tell me what is going on. I knew it. Lo sapevo. Don't touch me. Non mi I toccare. thought I would come here and... Pensavo di venire qui, eh. Stupid. Che stupida. I should have known you Avrei would do dovuto this to saperlo, me. che me l'avresti Gunther was fatta. real anyway. Non è stato nulla, re, è vero, comunque. I should have come. Non sarei dovuto venire. Stupid. Sono stato così sorry. stupido. Ave, mi dispiace. We Per have cosa? nothing to be sorry for. Non abbiamo niente per I cui don't essere dispiaciuti. And neither do you. Io non gli non devo rispondere di niente, nemmeno tu. He will not be able to protect you. Lui Then I non ti don't need proteggerà. Io non ho bisogno che lui lo faccia. Just get out of here, Harvey. Vai via, What Harvey. happened when the children of Arkham come for him? Cosa è successo quando i figli di Arkham sono venuti per lui? You can't stop them. Non puoi fermarli. Lui non può. Sei pronta a morire su quell'altare? Non dirmi. Persino lui vede la verità in questo. Lo chiederò solo una volta. Non vado da nessuna parte. Mi dispiace. Ma che diavolo ti succede? Finora Harvey è stato debole. Oddio. Questo è il mostro che tutti sanno che sei. Abbracciano! Oddio. È questo che volevi vedere, eh? Il pazzoide! Harvey? No, 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 no. Ok, ora hai 2 secondi. Oppure... Harvey non verrà più spintonato in giro. Tutti quelli che l'hanno ferito non... Non la passeranno liscia. Non voglio combattere con te. E se io lo facessi? Ok. Gesù, Harvey! Ma certo, bisogna essere corretti su questo. Lo meritano entrambi. In un modo o nell'altro. Che ne dite se facciamo scegliere a caso? Questo non è divertente. No, no. Non lo è davvero. Selina. Sembra che tu sia la prima. Ti metti sempre in mezzo alle cose. Stammi lontano. La chiamata è già stata fatta. Harvey. Porca miseria. Bruce. No. Non voglio farti male. Questo non è... Ti hanno tradito. Harvey, metti giù il coltello. Selina. Far male a qualcuno. Sai che possiamo avere la meglio su di lui. Harvey, ti devi calmare. Cosa fai? Non si torna indietro adesso. Eh no. Io sono Batman. Andiamo, Harvey, basta così. Oddio. Ti prego.
Non voglio essere da solo, Bruce. Per favore, non con lui. Non riesco. Non riesco a sentirlo. Non sei da solo, siamo qui. Io sono. È colpa mia. Harvey, non. Bruce, io non. Non credo che possiamo aiutarlo. Non da soli. Sono solo io. È mio amico, Selina, non lo abbandonerò. Ha bisogno di aiuto professionale. Aiuto che non puoi dare. Io non merito il vostro aiuto, va bene? Te ne vai con la coda tra le gambe. Mi dispiace. Mi dispiace così tanto. Harvey. Vabbè, il posto è andato all'aria. Non starò qui aspettando che torni indietro. Speravo che passasse un po' di tempo. Non penso di riuscire a trovare un altro posto con questa, insomma, tranquillità. Potremmo andare a vivere su una barca? No, scherzo. No, ti devo abbandonare pure te. Non ci allontaneremo. No, non abbandonare te, dovrò trasferire anche te. Selina, credo che tu dovresti andartene da Gotham. Non è solo Harvey, i figli di Arkham ti stanno cercando, non è sicuro qui. Forse hai ragione. È quasi tutto pronto, ci vediamo presto. Dovevo annunciare le mie dimissioni alla stampa oggi. Sembra che Cobblepot prenderà il mio posto. Che opportunità. Cosa vuoi dire? Ti hanno buttato via dalla tua compagnia. Devo avvertire Gotham dei figli di Arkham. Hanno grandi piani per Gotham. Spero che ascolteranno. Farei meglio ad andare. Tu cerca di stare al sicuro, ok? Beh, vale per te. Vale anche per te. Porca miseria, non me l'aspettavo proprio. Mi dispiace per tutto questo, Bruce. Ho fatto in modo di rendere tutto più semplice. Bisognerà leggere questa parte. C'ho il mio discorso di incoronazione che sta aspettando. Grazie per essere stato cooperativo, Bruce. Questo è veramente il meglio per tutti. Ciao. So che non è corretto chiedertelo, ma per favore, per ora la tua reputazione, la tua eredità dipende dalla tua cooperazione. Cerca di sopportare oggi e potrò aiutarti. Posso convincere il congresso a riportarti indietro. Potrei non essere il CEO, ma sono ancora qualcosa. E questo è quello che è meglio per Gotham. Ma certo, Regina. Tutto quello che posso fare per aiutare. Ottimo, Bruce. Fidati di noi, andrà tutto bene. Tutto pronto allora? Allora faremo una gran figata oggi, vero? Io penso che non mi dimenticherò mai di questo giorno. Oh sì che te lo ricorderai. Oh, don't worry, Oz. I'll make sure you remember every moment. Cioè? Basta così. Entrambi. E ora.
Bruce, ti preparo l'entrata e poi toccherà a te. Per favore, cerca di attenerti al discorso preimpostato. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. La Wayne Enterprise ha sempre preso il suo ruolo nella comunità molto seriamente. Dimmi. Non è diventato tutto vero quello che ti ho detto? Io che ti prendo tutto? E non siamo nemmeno al momento qui. So chi tu sia veramente, e io ti esporrò. Beh, sapere e provare sono due cose molto diverse, Bruce. Questo è solo il primo passo per rendere le cose corrette. Presto la chiamerò Cobblepot Industries, Cobblepot Medical, eccetera, eccetera. E tu, i Wayne, diventeranno quello che sarebbe sempre dovuto essere: un qualcosa di dimenticato. Non succederà. Andiamo, non fare il perdente, Bruce. Non ti sta bene. Ah, dimenticavo di dire. Ho scoperto perché tuo padre ha fatto quello che ha fatto. Ah, ti darò un'intera storia, ma solo se dici... Per favore. Dimmi. Devo saperlo. Ah, non è quello che ti ho chiesto. Per favore. Sembra che tua madre abbia scoperto cosa stava facendo tuo padre. Ha minacciato di incarcerarlo. Che lei non voleva essere farne parte. Ora, puoi immaginare che a Hill non andava giù questa idea. Quindi un paio di dollari a Chill e beh, conosci il resto, amico mio. E ora Bruce Wayne vorrebbe dire un paio di parole. Ricordati, divertiti, Bruce. Porca miseria, che ansia. Signore e signori, insomma, sto leggendo esattamente il discorso. Cioè, sto ammettendo che ho scelto volontariamente di abbandonare la Wayne Enterprise. My father used mob funds. Sono molto vergognato di sapere della corruzione di mio padre. Per chiedere scusa a Gotham, eccetera, eccetera. Mi dispiace moltissimo. Sì, amica, sì. Sono molto preoccupato per il futuro. I have faith in the board. Proviamo. Ho completa fiducia nel consiglio che cerca di mettere a posto gli errori del passato. Mr. Wayne, are you having trouble reading the teleprompter? Ma sì, lo faccio. Il mio rimpiazzo, Oswald Cobblepot, è un membro dei figli di Arkham. Loro controllano ogni sua mossa. Un momento, gente. Fallo ancora, chiamerò la sicurezza. Non dire più niente. Beh, immagino che ora tocchi a me. Indietro, signor Wayne. Le mie scuse, signore. Però, che bella figura. Mi sono divertito. Ho fatto quello che mi sembrava giusto. Già, doveva farlo qualcuno. Solo che non pensavo saresti stato tu.
Oh, ha fatto cadere la penna. Non è... Cosa? No! Lo senti? È la droga che sta prendendo possesso di te. Tu sei con i figli di Arkham. No, io sono i figli di Arkham. E ora che tu sappia il vero nome, io sono Lady Arkham. E conosci già il pinguino. Guarda che si prende tutto quello che appartiene a te. Quell'insignificante bastardo. Nessuno saprà chi è veramente. E nessuno ci crederà se lo dirai. Vi chiedo di fare un ulteriore applauso. Arresto Vicky Vale. Ah, sembra che qualcuno non sia molto bene. Sarebbe così facile. Chi altri potrebbe farlo? Porca miseria, così me lo fai finire. Allora, tu e il 60% dei giocatori avete scelto di aiutare Montoya e lasciare che Harvey fronteggiasse il pericolo da solo. Hai dato un pugno a Oswald, tu e il 68% dei giocatori avete mantenuto la calma quando provocati da Oswald. Hai chiesto a Lucius di rimanere alla Wayne Enterprise o venire a lavorare per te? Tu e il 34% dei giocatori avete scelto di far sì che Lucius se ne andasse e lavorasse per Batman full time. Vabbè. Ragazzi, è il 90%, dai. Come si può non approfittarne? Guarda un po' lì. Guarda quanti pixel. Hai picchiato Harvey o ci sei andato piano? Tu e l'84,7% dei giocatori vi siete rifiutati di attaccare fisicamente Harvey. Ah, quindi come andava? Andava col pinguino. E questo era l'episodio 3. Ci vediamo per l'episodio 4.